Ciao a tutti e bentornati. Nei giorni scorsi abbiamo preparato da zero il nostro lievito madre, quindi è arrivato il momento di cimentarci nella preparazione della nostra prima pagnotta di pane. Come prima cosa tiriamo fuori dal frigo il nostro lievito madre per circa un paio d'ore per farlo tornare a temperatura ambiente e dopo andremo a fare il rinfresco. Una volta passate 4 ore dopo il rinfresco e il nostro lievito madre raddoppiato in volume, possiamo procedere alla realizzazione del pane. Ma vediamo come procedere per il rinfresco del nostro lievito madre. Lo pesiamo, in questo caso io ho 200 g di lievito, e andiamo a fare il rinfresco con stesso peso in farina, quindi 200 g di farina, e metà del peso in acqua, quindi 100 g di acqua. Cominciamo come al solito mettendo l'acqua. A questo punto aggiungiamo la farina. Dal composto andiamo a prendere 65 grammi che ci serviranno per la nostra ricetta. La parte restante la andiamo a mettere in un altro barattolo. Mettiamo entrambi i nostri lieviti da parte e ci vediamo tra 4 ore per impastare il nostro pane. Sono passate circa 4 ore e il nostro lievito madre è raddoppiato in volume. Ecco cosa ci serve per una pagnotta di circa 400-500 grammi. 250 grammi di farina zero, ma voi potete utilizzare quella che preferite. 175 g di acqua, io le ho divise in due perché ne utilizzeremo 75 per sciogliere il lievito madre e il resto per mettere in autolisi la farina. Poi avremo bisogno di 6 g di sale e una puntina di cucchiaino di zucchero. Infine ci serviranno 65 g di lievito madre. Come altro ingrediente ci potrà servire un filo d'olio giusto per ungere il contenitore nel quale andremo a riporre la nostra pagnotta a lievitare. Partiamo sciogliendo il lievito in 75 g di acqua tiepida. In una ciotolina andiamo a travasare il contenuto del nostro barattolo. Versiamo 75 g di acqua tiepida e una puntina di zucchero. E andiamo a mescolare. Mescoliamo finché non avremo ottenuto una crema e finché il lievito non si sarà sciolto completamente. Terminato questo passaggio, mettiamo un attimo da parte il nostro lievito sciolto nell'acqua. Prendiamo una ciotola e setacciamo la nostra farina. Uniamo il sale e aggiungiamo l'acqua. Con questo procedimento, che si chiama autolisi, andiamo a facilitare la formazione del glutine che ci aiuterà a creare l'impasto. Quando raggiungeremo questa consistenza, copriamo le nostre due ciotole e lasciamo riposare per 30 minuti. Il nostro composto ha riposato, quindi possiamo procedere alla seconda fase e aggiungere il lievito madre sciolto nell'acqua. A questo punto iniziamo ad impastare. L'ideale è quello di impastare per circa 15-20 minuti finché non avremo ottenuto un impasto liscio. Chiaramente a mano sarà più faticoso, ma se avete l'impastatrice sarà un gioco da ragazzi. Quando l'impasto è quasi completamente formato, trasferitelo su un piano di marmo o di metallo per lavorarlo più facilmente.
quando sarà diventato ben liscio e omogeneo all'esterno, prendete una ciotola e ungetela con l'olio sia sul fondo che sulle pareti. Trasferiamo la pagnotta nel contenitore e facciamo il primo giro di pieghe per dare forza all'impasto. Fare le pieghe è necessario per uno sviluppo ottimale del nostro pane e poi è molto semplice, infatti basta piegare quattro lembi verso l'interno in questo modo, premendo alla chiusura. Fatto ciò, andiamo a coprire con il nostro canovaccio e mettiamo a riposare per 30 minuti. Dopo mezz'ora è il momento del secondo giro di pieghe. Il meccanismo è sempre lo stesso, pieghiamo verso l'estremità opposta su tutti e quattro i lati. Quando abbiamo finito, mettiamo di nuovo a riposare per 30 minuti. Passati i quali faremo l'ultimo giro di pieghe. Terminato il terzo giro di pieghe, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare tutta la notte. Ed ecco il nostro impasto la mattina dopo. Infariniamo abbondantemente il nostro piano di lavoro e rovesciamo l'impasto. Per dargli un po' più di forza, facciamo un'altra serie di pieghe, esattamente come abbiamo fatto ieri. Andando a fare questo movimento, quindi lavorando solo la parte esterna, andremo a formare quella che è la nostra pagnotta ed eviteremo che il nostro panetto si allarghi sulla teglia. Ovviamente voi potete dargli la forma che più preferite, io parto con una pagnottina classica. Prendiamo un contenitore e un cestino e mettiamo un canovaccio pulito. Infariniamo bene così non si attaccherà e trasferiamo la pagnotta. Andremo a mettere un po' di farina anche sulla pagnotta e poi andremo a coprire. Questa sarà la nostra seconda lievitazione e durerà circa 3 o 4 ore, sempre fino al raddoppio del volume del nostro pane. Purtroppo una parte di video si è cancellata, però vi spiego quello che ho fatto. Passate 4 ore, mettiamo a scaldare il forno a 220 gradi. Se come me avete la pietra refrattaria, mettiamola a scaldare per 30 minuti vicino alle resistenze, quindi molto in alto nel forno, e mettiamo un pentolino d'acqua all'interno sempre del forno che servirà a mantenere l'umidità. Infariniamo il pane e incidiamolo con una lama affilata, spostiamolo sulla pietra refrattaria e cuociamo con il vapore per 20 minuti. Passati 20 minuti togliamo il pentolino e abbassiamo a 200 gradi. Cuociamo ancora per 35-40 minuti e poi lasciamo ad asciugare con il forno spento e socchiuso per 10-15 minuti. Ed ecco il nostro pane appena sfornato. Adesso lo metteremo in verticale a raffreddarsi, in questo modo potrà perdere maggiormente l'umidità contenuta al suo interno. Mi raccomando, lasciamolo a raffreddare in questa posizione per circa 2 ore, prima di procedere al taglio e all'assaggio. Per essere la nostra prima pagnotta fatta in casa, possiamo ritenerci soddisfatti. Grazie a tutti e alla prossima ricetta!